sei? Sono Eleonora del futuro. Davvero? E sei venuta qui per dirmi cosa succederà? Sì, però a causa dell'effetto farfalla posso darti giusto qualche dettaglio fuori contesto. Facciamo che partiamo dalle basi. Ok. Figo. Allora, vuoi la buona o la cattiva notizia? Quella buona. Fantastico, bella scelta. Figo. Allora, non c'è stato migliore momento per il cambiamento climatico da anni. I No, dai, bellissimo. delfini nel Canal Grande. Davvero? Sì! Cioè, almeno credo. Cioè, l'ho visto su Facebook. Però sembra plausibile. Wow, è una notizia bellissima. Soprattutto dopo gli incendi in Australia. Gli incendi rossi. Ah! Vero. Credo sarà l'evento che si ricorderà del 2020. Puoi crederlo adesso, sì? No? Nemmeno lontanamente. Ma come? Sono un problema enorme. Sì, ecco, la tua definizione di problema enorme cambierà tantissimo. Ok, allora qual è la cattiva notizia? Facciamo che ti do una lista di cose da fare. Ok. Investimenti, Esselunga, Zoom, Amazon, Ma se non abbiamo mai Anuchina. fatto un investimento in vita nostra? Fidati. Sistema il giardino. Ma non è mio, è condominiale, non possiamo andarci, nessuno può uscire. Appunto, cara. Fai la spesa, fai rifornimento, riempi ogni scaffale, anche di più, come se dovessi cucinare per mesi e mesi. 3 chili di lievito di birra, ammuchina come se piovesse, io spero che tu prenda appunti. Ma dai, ma mi stai dicendo che quell'attività che ho pubblicato su Airbnb di cena con i turisti andrà alla grande? Sai quell'idea del wifi che avevi avuto? È una buona idea. Ma no, guarda, in realtà ci abbiamo pensato, abbiamo calcolato, insieme abbiamo 100 giga, poi abbiamo un sacco di cose, io adesso devo lavorare, questo mese lavoro un sacco, sarò fuori, poi abbiamo qualche viaggetto, poi inizia la bella stagione, usciremo, poi faccio avanti e indietro con Milano a marzo, ad aprile, poi ci sono i concerti di Cesare Cremonini che ho preso sia all'Olimpico che San Siro e quindi farò avanti e indietro, insomma abbiamo abbastanza impegni per non guardare Netflix e non aver bisogno di wifi. Ma come no? Ho prenotato tutto. No, è per i progetti per cui ho fatto i provini, mi hanno preso. Progetti? Ma mica lavorerai. Come no? Come mangio? Fai la spesa, non te lo sei segnato? Sì, ma... Oh, ragazza mia, esci, esci, di sì, fai un giro, stai fuori il più possibile, fino a metà febbraio stai fuori. Ma fa freddo. In questo momento è così bello stare a casa. Ascolta, compra libri. Compra tele per dipingere, pensa a hobby, cose da fare, cose per tenerti impegnata. Ok, però al momento io non ho soldi per spese extra, in questo momento tipo mi devo prendere un reggiseno che sai costano. Ma no, ma vedi che non capisci, non ascolti tu, non ti serviranno. Compra quello che ti dico io. Senti, cosa ne pensi di Conte? Non lo so, 5 No, stelle. no, no. Fisicamente. E se ti dicessi che finirà su Pornhub? Cosa succederà? Allora, lo so, sembra incomprensibile, spaventoso, però non ti preoccupare, non è niente di male per te. Per altre persone sarà... Però per te è tutto ok. Dai, vorresti essere in un centro commerciale affollato con tutti che ti stanno col fiato sul collo oppure sul divano a guardare Netflix? Sul divano. Esatto, andrà tutto bene. Ah, prenota per il 7 marzo l'estetista.